con l'altro mio coetaneo, sì, che è Fedele Confalonieri, sì, che conosco, con cui esiste un patto, sì, il vostro presidente, sì, me lo con cui esiste bene. Un patto che il primo dei due che capisce che l'altro si era incoglionito lo avvisa. Abbiamo però trovato un punto di dubbio, e se li incoglioniamo tutti e due insieme? Ve lo dico io. Ecco, allora pensavamo di delegare a me un terzo. Ci penso che potesse, io. Dai. Ci penso io. Allora, con, lavoro. Con no, con Confalonieri abbiamo fatto una gara. Sì. Non so se vale la pena di raccontare. Come no? Vale la pena, come? È una gara triste però. La racconto lo stesso. Sì, la racconti. Siamo stati invitati dai nostri salesiani, dove abbiamo studiato per 8 anni tutti e due, per una festa di ex allievi. Sì. E ci hanno festeggiato, abbiamo fatto brindisi su brindisi, è durata dalla 1 alle 5 del pomeriggio. Usciamo alle 5 del pomeriggio e siamo di fianco alla nostra chiesa, dove andavamo a messa tutte le mattine. E Confalonieri, prima lo suonavo io l'organo, è arrivato lui che era più bravo, lo suonava lui, dice, ma andiamo a vedere che organo hanno messo, no? C'era ancora quello di allora, ma perfettamente funzionante. Fedele si è seduto e ha fatto un concerto di 8-10 minuti fantastico. Allora io dico, ma andiamo in sacrestia per vedere cosa hanno cambiato? No, non era cambiato nulla. Incredibilmente c'era ancora lo stesso cassetto stretto e lungo in cui venivano conservate le ostie non consacrate che le suore salesiane fornivano ogni settimana alla chiesa e che noi mangiavamo, perché a quei tempi di fame ne avevamo tanta. Era buona dopo ostia. La guerra. Allora abbiamo assaggiato anche qualche ostia adesso, insomma, dopo così tanti anni non era cambiato niente. Allora io dico, già che siamo qui, andiamo a vedere anche nell'aula del liceo se sono rimaste le nostre incisioni nei banchi, eccetera. Dice, ma guarda, passiamo e passiamo da un giardino grande pressappoco come questo studio, dove ci sono delle piante bellissime. Confalonieri dice, ma non mi ricordo che c'era tutto questo verde, ci credo, 70 anni fa sono cresciuto. E Confalonieri dice, ti ricordi, venivamo qui per fumare di nascosto? Gli dico, no, io non venivo qui perché io non ho mai fumato. E no, ci venivi anche tu? No, non... Ah sì, mi ricordo, venivamo qui a fare la gara chi faceva la pipì più lontano. E mi dice, dai, facciamola anche adesso, perché io ho bevuto così tanto. Dico, ma non... no, ma è sabato pomeriggio, non passa nessuno, ci guardiamo. E io dico, beh, la faccio anch'io, perché se no anch'io me la faccio addosso. Ci mettiamo lì e dopo un po' Confalonieri fa, me la sono fatta sulle scarpe. E io, hai vinto tu. Ogni tanto bisogna anche saper sorridere e far sorridere, perché altrimenti la vita diventa troppo negativa e troppo noiosa. Mi stavi dicendo, Paolo?